La Sony A7R2 è una mirrorless full frame che sfrutta per la prima volta su una fotocamera Sony di questo tipo un sensore ad altissima risoluzione. Si tratta di un CMOS Exmor retroilluminato da 42,4 mega. Questo sensore, abbinato al processore Bions, promette prestazioni di altissimo livello, sia per quanto riguarda l'autofocus, sia per quanto riguarda la qualità delle immagini agli altissimi ISO, che in questa fotocamera arrivano fino al valore di 102.400. La particolarità del sensore è l'utilizzo di una nuovissima tecnologia, una tecnologia che sfrutta delle piccolissime microlenti piazzate sopra ogni fotodiodo per catturare meglio la luce, da qualsiasi parte essa provenga. L'autofocus è il Fast Hybrid AF che effettua la lettura su 399 punti ed è in grado di mettere a fuoco anche nelle sequenze veloci, fino a 5 fotogrammi al secondo in modalità tracking. A detta del produttore, l'autofocus è di circa il 40% più veloce rispetto al modello precedente A7R. Questa fotocamera ha anche il video 4K con diversi frame rate, ma in questa nostra prova noi ci siamo concentrati prevalentemente sulle modalità fotografiche. E adesso guardiamo i risultati che abbiamo ottenuto.